macchina del tempo di Sportellers ci porta a Colonia, in Germania, il 3 agosto 2004. Sul parquet della Köln Arena va in scena quella che, nelle previsioni generali, sarà un'esibizione in grande stile della nazionale statunitense di basket, il cosiddetto Dream Team. Un'amichevole preolimpica in vista dei giochi di Atene che sarebbero partiti 10 giorni dopo e nei quali le stelle NBA guidate da coach Larry Brown, fresco di anello NBA coi Detroit Pistons, sarebbero state chiamate a recitare per forza di cose un ruolo da protagoniste. Ecco il roster completo. Allen Iverson, Shawn Marion, Stephon Marbury, Tim Duncan, Lamar Odom, Dwayne Wade, Carlos Boozer, Richard Jefferson, Amare Stoudemire, Emeka Okafor e due rookie da sogno, Carmelo Anthony e LeBron James. Quale sparring partner avrebbe mai potuto fermare questo esercito? Non certo quei ragazzoni in canotta azzurra con la scritta bianca Italia. Soprattutto lo pensano gli stessi giocatori americani. Nella conferenza prepartita, Iverson, a precisa domanda di un giornalista su un talentuoso giocatore italiano, si è lasciato scappare un quiz pozzecco. Forse avrebbe dovuto seguire l'esempio del ben più saggio Tim Duncan che 5 anni prima, al termine di un amichevole San Antonio Spurs Varese Roosters, aveva dichiarato: mi piace quello lì coi capelli rossi. Ma chi sono i giocatori azzurri che si presentano al cospetto di Team USA quel martedì 3 agosto di 14 anni fa? Oltre al già citato Gianmarco Pozzecco, il capitano Gianluca Basile, Giacomo Jack Galanda, Matteo Soragna, Massimo Bulleri, Roberto Chiagic, Alex Righetti, Denis Marconato, Michele Mian, Rodolfo Rombaldoni, Nicola Radulovic, Luca Garri, allenatore Carlo Charlie Recalcati. L'Italia attacca fin dalla palla 2, anche se i primi 2 punti del match li segna Duncan. A rompere il ghiaccio ci pensa Galanda con i suoi tiri liberi. Gli azzurri in apertura soffrono comprensibilmente il gap fisico con gli avversari, che si lasciano anche andare a qualche numero per infiammare il pubblico, ma poi prendono ben presto le misure e iniziano una sapiente alternanza tra difesa a uomo e a zona che durerà efficacemente fino alla sirena finale, costringendo le stelle NBA a prendersi molti tiri difficili. E la fase offensiva? Un piacere per gli occhi. Transizione veloce, circolazione palla brillante, precisione al tiro rovente. Bulleri recupera palloni su palloni, Basile segna da ogni posizione e porta l'Italia avanti per la prima volta nel punteggio, ma soprattutto sale in cattedra Alex Righetti che decide di essere il mattatore del primo quarto. Inizia con una tripla, prosegue con un gioco da 3 punti, fallo di Jefferson, si concede il lusso di uno scippo a Duncan che reagisce con un fallo di stizza e lo manda in lunetta, lui realizza entrambi i liberi e arriva a totalizzare gli unici ma quanto mai significativi 8 punti della sua serata. Sul finire della frazione fa il suo ingresso in campo Pozzecco, il quale si mette subito in moto con un paio di liberi. Si va al primo riposo sul punteggio incredibile di 23 a 14 per l'Italia. Il pensiero generale a questo punto è: ok, grande exploit degli underdog che fanno bella figura e quindi mettono sotto i più quotati avversari nel primo quarto, ma adesso i fuoriclasse si svegliano e cominciano a farla da padrona. E in effetti gli azzurri tornano in campo un po' meno precisi e il secondo quarto arride a Team USA, che recupera 3 punti grazie a Anthony che dispensa canestri e assist, a un Marion in versione coast to coast e, incredibile a dirsi, a un accenno di difesa a zona. In mezzo a cotanti Stati Uniti però ci sono un paio di segnali di carica azzurri. Un momentaneo vantaggio in doppia cifra confezionato da Galanda che scalda la manona in vista della volata finale è una clamorosa stoppata di Garri ai danni di Stoudemire. Ad ogni modo si va all'intervallo sul più 6 Italia. Sarà il terzo quarto a stabilire se si tratta di fuoco di paglia o di effettiva possibilità di giocarsela fino alla fine. La risposta arriva soprattutto da Basile che accende l'interruttore delle triple ignoranti e incrementa lo score azzurro a un ritmo difficilmente raggiungibile anche dalle stelle NBA, che aumentano i giri del motore aggrappandosi soprattutto alla dominanza di Duncan, ma si ingolfano nella frustrazione, nell'intensità difensiva di Bulleri, nella presenza a rimbalzo di Marconato e nelle infrazioni di passi alle quali non è che siano tanto abituati in patria. Il terzo quarto si chiude su un più 8 Italia, suggellato a 30 secondi dalla fine da un'azione da urlo. Pozzecco e Soragna mandano al bar mezza difesa avversaria con una triangolazione di passaggi dietro la schiena. Il Poz penetra e scarica su Chiagic, che segna con un gancio. E in tutto questo i supercampioni in maglia bianca possono solo inseguire a vuoto e stare a guardare.
Nell'ultima frazione di partita, l'inerzia mentale è totalmente capovolta. Gli azzurri toccano con mano la propria forza e si rendono conto di poter portare a casa il risultato. Gli americani si prendono qualche secondo in più nei timeout, dei timeout frenetici e nervosi, e i 14.000 spettatori dismettono i panni del fan club USA e capiscono che stanno assistendo a una performance cestistica italiana storica da approvare con entusiasmo. Entusiasmo che si impenna ad ogni recupero difensivo di Soragna, ad ogni rimbalzo di Kjačić, ad ogni parabola perfetta da tre punti di Galanda. Entusiasmo che diventa standing ovation quando coach Recalcati richiama in panchina Basile sul più 20 Italia. Entusiasmo che esplode definitivamente quando a 3 minuti e 10 dalla fine del match Pozzecco si prende la sua rivincita su Iverson. Lo sfida uno contro uno partendo da fuori area, lo supera fingendo lo scarico e appoggia a canestro con una leggiadra acrobazia e va poi a inchinarsi dinanzi alla platea della Köln Arena prendendosi il palcoscenico da geniale showman della palla a spicchi qual è. Mentre sull'azione successiva Odom si guadagna dei tiri liberi che sbaglia entrambi. E in tutto questo il giovane LeBron James, il futuro King James, pressoché assente. La situazione è pienamente delineata e decisamente surreale. Negli ultimi 2 minuti e mezzo di partita, gli azzurri fanno accademia per strappare scroscianti applausi, mentre gli americani vanno amaramente a canestro per contenere il passivo. Il risultato finale è 95-78 per l'Italia. Top scorers, 28 punti Galanda, 25 Basile e 8 assist di Pozzecco tanto per gradire. Tutto ciò che riesce a produrre Team USA sono i 19 punti di Anthony, i 15 di Duncan e i 13 di Iverson. È uno dei punti più alti della pallacanestro italiana, il culmine di una generazione che non ha avuto giocatori in NBA ma che ha prodotto un collettivo da pelle d'oca sportiva. D'altro canto, si tratta dell'unica sconfitta di sempre in un exhibition game per il Dream Team, che quella sera diventa Nightmare Team. Coach Brown dichiarerà: ci serva di lezione, ci sono grandi giocatori in Europa che non dobbiamo sottovalutare in vista delle Olimpiadi. Beh, effettivamente saranno tra le Olimpiadi peggiori. Team USA arriverà soltanto al terzo posto, sconfitto in semifinale dall'Argentina di Ginobili, Scola e compagnia, che andrà poi a prendersi l'oro in un'inattesa finale contro l'Italia, ancora lei, reduci da una memorabile impresa in semifinale contro la fortissima Lituania. Ad Atene, azzurri d'argento, Stati Uniti di bronzo, superati 2 volte in un mese.